Poracci, vi devo fare i complimenti per due motivi. Il primo è che avete riconosciuto questa perla del trash. Bikini Karate Babes è una perla purtroppo molto spesso dimenticata. Il secondo motivo è che siete riusciti a non sprofondare nella volgarità più totale con le risposte sbagliate e, visto il materiale di partenza, non era affatto semplice. Quindi mi sembra giusto premiare l'intuizione e la velocità di chi, per primo, rifacendosi a un classico del genere, crea l'abominio definitivo. Strip Fighters. Bravissimo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. I will never forget this day. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non aver ricevuto inspiegabilmente una nomination ai GOTY 2022. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima per iniziare al meglio una settimana all'insegna di news, rumor, leak e leak che fanno rumor. Prima di iniziare, però, l'invito è sempre lo stesso. Date inizio alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e iniziatemi a seguire anche su tutti gli altri socials. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Si parte subito a bomba con l'argomento che preferisco, le edizioni fisiche dei titoli indie, che costano tre volte tanto le controparti digitali, però che fai, stanno lì, sono bellissime, non le prendi. Inscription per me è stata proprio una rivelazione, un titolo fenomenale, una delle produzioni che più mi hanno catturato quest'anno, anche se poi la pubblicazione è avvenuta alla fine dell'anno scorso. Ora, neanche il tempo di vederlo comparire brevemente durante l'Indie World della scorsa settimana, che abbiamo già delle informazioni su una versione fisica, che mi sembra di capire per ora è esclusiva del mercato nordamericano. A occuparsi di questa edizione ci penserà Special Reserves e, come possiamo vedere, abbiamo una doppia scelta: o la versione base disponibile sia per Switch che PS5 al prezzo di $35, che contiene anche un libretto di istruzioni e una copertina reversibile, oppure l'edizione Reserve che per $50 mette sul piatto anche un packaging molto più sfarzoso e una carta da gioco foil in carta metallica. I pre-order apriranno il prossimo dicembre e io sono tentatissimo, ma vi farò sapere se nel frattempo spunteranno anche altre versioni, un po' come accadde per Shredder's Revenge. Voi farete la pazzia? Altra settimana e altri titoli meritevoli di essere provati. Peccato che il tempo a disposizione è sempre meno. Questa volta è il turno di Pentiment, GDR di Obsidian, che è una sorta di murder mystery ambientato nell'Europa medievale. Il titolo sarà disponibile a partire da domani sul Game Pass, oppure sarà possibile acquistarla a un prezzo budget, però da oggi sono già uscite le recensioni e sembra proprio si tratti di un titolo che farà molto discutere. Nonostante sia chiaramente una produzione minore, la sua particolare impostazione narrativa e grafica rende Pentiment un gioco unico, che però potrebbe non incontrare il favore di molti giocatori. In questo caso per me l'inclusione sul pass è perfetta e cercherò di ritagliarmi un po' di tempo per dare un'occhiata a questa produzione Obsidian. Ah, e poi a quanto pare è completamente tradotto in italiano, e so che per molti di voi è un fattore importantissimo. Nelle ultime puntate vi ho parlato molto di Tactics Ogre, e se approcciare un titolo del genere su console spaventa un pochino per il sistema di controllo, sappiate che il remake di Square Enix presenta una feature per niente banale. Infatti supporta mouse e tastiera e, sebbene non sia scritto da nessuna parte sulla custodia del gioco, basta collegare un mouse e una tastiera USB alla dock per giocare proprio come se vi trovaste su PC. È possibile anche impostare i vari input di controllo. Perfetto, niente male, no? Va bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno, perché abbiamo finalmente la traduzione ufficiale del Q&A che si è svolto la settimana scorsa tra Nintendo e gli investitori. E tra le tante cose si è toccato un tema fondamentale. Visto che Nintendo punta a tenere ancorata gli utenti a Nintendo Switch ancora per diversi anni, e il Nintendo Switch Online svolge una funzione fondamentale in quest'ottica, quali sono i piani dell'azienda per quanto riguarda il futuro del servizio in abbonamento? A rispondere ci ha pensato il presidente Shuntaro Furukawa, che ancora una volta ha ribadito l'importanza dell'NSO e il suo ottimo stato di salute. Senza scendere nel dettaglio, Furukawa ha dichiarato che gli abbonati hanno superato i 36 milioni di utenti e che, sebbene ci siano degli account
account che non rinnovano l'iscrizione dopo la scadenza dell'abbonamento, il numero totale complessivo di utenti è in aumento. Inoltre il pacchetto aggiuntivo piano piano sta diventando sempre una porzione più grande degli iscritti totali, grazie soprattutto all'inclusione dei titoli Nintendo 64. Quindi per garantire il coinvolgimento degli utenti, Nintendo sta, cito testualmente, prendendo in considerazione varie iniziative, tra cui migliorare ulteriormente l'offerta contenutistica del servizio. L'obiettivo è quello di ancorare gli utenti all'ecosistema Nintendo tramite gli account Nintendo e, per l'azienda, l'NSO è fondamentale per tenere vivo l'interesse intorno alla Switch. A questo punto però c'è da chiedersi quali siano questi miglioramenti e soprattutto quando arriveranno. A conti fatti, nonostante il servizio abbia ancora numerosi limiti, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità del gioco online, c'è da dire che l'offerta complessiva inizia a valere la spesa richiesta. Il catalogo retro gaming, ora, dopo anni, è finalmente bello corposo e gli extra del pacchetto aggiuntivo, come ad esempio il DLC di Mario Kart, da soli per molti potrebbero valere l'intero prezzo dell'abbonamento. Per me Nintendo dovrebbe lavorare molto sulle sue infrastrutture e garantire funzionalità base del gioco online, come chat e chat vocali tra utenti anche all'infuori dei singoli titoli, e poi anche allargare le console disponibili nella sezione retro, aggiungendo prima tra tutti i Game Boy e poi dando la possibilità di acquistare singolarmente i classici del passato. Ma queste sono solo alcune delle cose che secondo me andrebbero implementate al più presto e che spero Nintendo aggiunga prima o poi. Però voglio sentire la vostra. Come migliorereste il servizio dell'NSO? Per voi ora li vale i soldi che costa? Poracci, una notizia dell'ultima ora, sono finalmente usciti i candidati ai GOTY 2022. Ci sono ben 31 categorie differenti, ma oggi andremo a commentare solo quella più importante, quella del gioco dell'anno. Però fatemi sapere nei commenti se domani vi piacerebbe vedere un video speciale dove andremo a commentare nel dettaglio tutte quante le nomination con tanto di Poro Prediction. Si tratta ovviamente delle candidature per i The Game Awards, lo show di Jeff Keighley che si terrà il prossimo 8 dicembre e che noi seguiremo dal vivo. Sono 6 i candidati al premio più importante, quello del GOTY, e sebbene due nomi li davamo tutti quanti per scontati, alcuni dei partecipanti sono stati una bella sorpresa. Tolti quindi God of War ed Elden Ring, c'è anche Forbidden West, gioco purtroppo eclissato dal successo della produzione From Software, poi A Plague Tale Requiem, dove Asobo ha dimostrato di essere in grado di confezionare una produzione che non ha nulla da invidiare a ben più noti AAA, poi Stray, il titolo indie che col gattone protagonista ha vinto il cuore di mezza popolazione mondiale, e infine il gettone presenza Nintendo, con il monumentale Xenoblade Chronicles 3. Devo giocare Ragnarok, quindi non posso esprimermi con facilità sulla selezione, ma vi dirò così a naso una bella Poro Prediction. Ovviamente aspetto nei commenti le vostre. A vincere il premio di Game of the Year 2022 sarà proprio la produzione Sony Santa Monica, ma se dovessi scegliere di cuore tra queste 6 produzioni, il mio voto andrebbe probabilmente a Requiem. Voglio sapere però quali sono le vostre Poro Prediction e aprirò anche un sondaggione, poi le commenteremo per bene in un video dedicato. E per concludere, una notizia di qualche giorno fa, ma trovo solo adesso il tempo per discuterne insieme a voi. Si torna a parlare di PS5 Slim, che potrebbe essere molto più vicina di quanto crediamo. Qualche tempo fa avevamo parlato di una possibile PS5 Slim che avrebbe proposto il lettore di Blu-ray come accessorio separato e venduto a parte. Tom Henderson, il giornalista che aveva dato il via alle indiscrezioni, ha confermato che quanto riportato in un articolo della testata di The Leak combacia con le informazioni che aveva avuto da insider. Per The Leak, infatti, Sony sarebbe pronta a lanciare la nuova PS5 Slim durante il terzo quarto dell'anno fiscale 2023, quindi a meno di un anno da oggi, intorno a settembre 2023. Questa rappresenterà una riscrittura completa sia della scocca della console che di parte del suo hardware, tutto nell'ottica del contenimento dei costi e della miniaturizzazione dell'hardware. La console sarà più piccola, leggera e scalderà molto di meno, e in generale il design sarà reimmaginato completamente da zero. Tra le tante cose, la nuova forma eliminerà la necessità dello stand in posizione orizzontale. Insomma, si tratterà di un design molto più sobrio, organico e contenuto. So che la percezione è che PS5 in realtà non sia mai uscita, e la sua difficile reperibilità fa sembrare un eventuale redesign una mossa avventata e anche poco rispettosa nei confronti dei consumatori. Ma in realtà, se andiamo a ripercorrere il ciclo vitale di PS4, le versioni Pro e Slim uscirono proprio a 3 anni di distanza dalla prima commercializzazione della console, e in
un'ottica di contenimento dei costi ed estensione del ciclo vitale della piattaforma, come mossa avrebbe perfettamente senso, soprattutto in vista di una ripartenza delle fabbriche e delle catene di produzione. Secondo voi, Poracci, vedremo una PS5 Slim così presto? E questo Poracci è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video e tante emozioni. Voi mi raccomando, nel frattempo fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Goti, Michele 2022, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! I termosifoni. Ma queste sono solo al... Vabbè dai, magari non si sente.